Ciao a tutti! Oggi secondo video dedicato alle compagnie aeree. Oggi parliamo della compagnia Iberia, che è la compagnia nazionale spagnola. Allora, questa compagnia è nata nel 1927 e ha come scalo principale l'aeroporto di Madrid-Barajas e come base aeroportuale l'aeroporto di Barcellona. Questa compagnia nel 2010 ha subito una fusione con la British Airways, però i vettori continuano a volare con i propri marchi. Per quanto riguarda i voli, ci sono voli che partono dall'Italia per la Spagna, ma Iberia, come sappiamo, non è una compagnia low cost. È possibile prenotare, se si prenota con un bel po' di anticipo, è possibile trovare biglietti abbastanza convenienti, però comunque sappiate che non è low cost. Ci sono voli per tutto il mondo. Si parte dall'Italia, si fa scalo in Spagna e poi in Spagna si prende un aereo per la vostra destinazione, quella che sia, insomma. Per quanto riguarda il check-in, per essere più comodi potete farlo tranquillamente online, ma è possibile effettuarlo anche in aeroporto con le macchinette elettroniche o semplicemente allo sportello. Io vi consiglio sempre di farlo anche con le compagnie che non sono low cost, vi consiglio di farlo online perché è veramente molto ma molto più comodo. Per quanto riguarda i tempi limiti, per quanto riguarda il check-in, il tempo limite è 45 minuti prima della partenza dell'aereo. Per quanto riguarda l'imbarco, è possibile farlo fino a 20 minuti prima della partenza dell'aereo. Per quanto riguarda cambi prenotazione, per quanto riguarda cambio di data o un cambio nominativo, è possibile effettuarlo, però dipende sempre dal biglietto, dalla tariffa che avete acquistato. Se dovesse essere la tariffa economy, credo che sia possibile effettuare il cambio, ma con un'aggiunta di con un sovrapprezzo. Per quanto riguarda i bagagli, allora, per quanto riguarda il bagaglio a mano, è possibile portare una valigia più un elemento addizionale che sia una borsetta, un porta PC, quindi valigia più borsa. Le misure, ve le leggo, sono 56 cm di altezza, 45 cm di larghezza e 25 cm di profondità. Se dovesse superare i limiti di peso e di grandezza il vostro bagaglio, sarà imbarcato in stiva con un prezzo aggiuntivo, con un costo aggiuntivo. Per quanto riguarda sempre il bagaglio a mano, è possibile portarne uno in turistica, uno in business e due in business plus. Il bagaglio da stiva, per quanto riguarda il peso massimo è di 23 kg per un'altezza di 1,58 m. L'altezza 1,58 sarebbe altezza, spessore e lunghezza, questo è il totale delle misure. Se si dovessero superare i 23 kg fino ai 32 kg si aggiunge una tariffa che parte dai 50 euro, quindi cercate di stare attenti perché è tantino. Allora, ora vi leggo perché qui dipende dai voli che uno effettua. Allora, voli a lungo raggio da America e Angola. In turistica è possibile effettuare un bagaglio, portare un bagaglio. In turistica più o per le aziende due bagagli standard e in business plus è possibile imbarcare tre bagagli standard.
Invece, questa era per America e Angola. Per Africa e Medio Oriente, eccetto l'Angola, in turistica un bagaglio, sempre in turistica complementare due bagagli e in business tre bagagli. Quindi, invece per i voli domestici europei, eccetto Londra, in turistica nessun bagaglio, in turistica classic o flexible un bagaglio, in business due bagagli. Quindi questo era per quanto riguarda il trasporto dei bagagli da stiva. Per quanto riguarda i numeri di telefono, i call center vari o altre informazioni, io vi scrivo tutto nel box informazioni. Io spero di esservi stata utile, di essere stata utile a qualcuno di voi. Vi mando un bacio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!